Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Mancano 40 giorni a Natale, dice la Zampa. La Zampa è la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa. Dice: mancano 40 giorni al Natale. E in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra regioni. Ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe. Quanto a Capodanno, dice che anche in quei giorni saranno adeguatamente normati. In particolare a Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati. Quindi a Capodanno non ci sarà nessuna festa, nessun locale, nessuna discoteca, nessun ritrovo, nessun bar, né feste in casa, né feste da nessuna parte, né feste in spiaggia, nessun tipo di festa. Naturalmente sarà un po' difficile controllare nelle case degli italiani, è impossibile. La Costituzione lo vieta, però naturalmente la Costituzione non vieta di controllare che a Capodanno di notte non ci sia nessuno per le strade. E quindi se trovi una persona per le strade si prende magari 400 o 1000 euro di multa. E forse un capodanno che ti costa una multa da 1000 euro, insomma, forse è meglio farlo a casa se ti costa quasi un mese di stipendio. Quindi il governo non può bussarti alla porta, ma può controllare che non arrivi nessuno alla tua porta. Questa è la piccola differenza. Quindi vogliono riaprire adesso i negozi per 15-20 giorni per l'arrembaggio della compra dei regali, ma chissà, non so quanti avranno intenzione di comprare i regali, più che altro per la situazione economica che da marzo ci sarà il liberi tutti per i licenziamenti, fine della cassa integrazione e molti potrebbero ritrovarsi dopo questa lunga cassa integrazione senza più l'azienda, senza più lavoro, oppure il primo giorno gli arriva una letterina: guarda, l'ufficio del personale ti deve parlare. Ecco, quando arriva una cosa del genere non è quasi mai per un aumento, ma è per un licenziamento. E quindi forse molti preferiranno mettere da parte qualche soldo in più per affrontare un eventuale licenziamento, una domanda per il reddito di cittadinanza, se ancora ci sarà, non si sa. Quindi a 8:30, sabato, che andrà in onda sulla 7, è andato già in onda sulla 7, la sottosegretaria Zampa, Sandra, fa queste considerazioni sulle feste di Natale e Capodanno. Saranno normate. Che bella parola, saranno normate. Come parlano bene questi politici. Ma e poi i congiunti. Quanti congiunti potremo frequentare a Natale, no? Vi immaginate una discussione a tavola? Papà, papà, sì, dimmi, senti, ma quanti congiunti inviti a Natale? Ah, non lo so, adesso su un foglio scrivo tutti i congiunti e faccio una selezione. Vabbè, i congiunti, va bene. Questo Natale, dice la Zampa, dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile, conclude la sottosegretaria. Non è il numero in sé, dice, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio. Su questo non c'è dubbio. Immagino che si possa dire 5-6 persone al massimo tra gli affetti più cari, ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono. Ma le ultime notizie che ho letto dicono che è inutile pulire le superfici, le cose, perché tanto il contagio sulle superfici non avviene, perché dopo 3 ore questo contagio, queste particelle diventano innocue. Dicono l'unico contagio è nell'aria, nell'aria, perché questo virus rimane anche per ore nell'aria. Quindi se in una stanza chiusa c'è un contagiato, l'aria si satura, questa saturazione rimane per ore, e quindi quelli che sono nella stanza, con molta probabilità, mascherina o no, si contagiano. La mascherina è una cosa così, ma tu respiri e queste cose vanno nell'aria se sei contagiato.
Sarà un Natale sobrio, il governo invita alla prudenza. Stanno già impostando il nuovo DPCM, quello che chiameranno il DPCM di Natale o il DPCM delle feste. La speranza, che non è la moglie di Speranza, ma è proprio la speranza, è che dal 3 dicembre la situazione epidemiologica sia migliorata, al punto da consentire qualche prudente allentamento per lo shopping e per i giorni festivi. Bisognerà valutare due criteri per valutare le riaperture. Il valore dell'RPT, cioè la percentuale dei tamponi positivi sul totale di quelli che si fa, la positività dei tamponi, quella che si dice, no? Che sta leggermente scendendo. E l'RT, l'indice di trasmissione del contagio, che dovrà essere 1 o meno di 1, e mentre il primo, l'RPT, cioè la percentuale dei nuovi contagi sui tamponi effettuati, dovrà essere a 10. Adesso siamo a 14, eravamo arrivati a 17. Tornare a 10 da qui al 3 dicembre, quando scade il DPCM di novembre, è possibile, sì, ma non è semplicissimo. Beh, in ogni caso dovrà essere un Natale sobrio, dice il governo. E Conte aggiunge: baci, abbracci, festini e festone non sono pensabili, indipendentemente dalla curva. Dichiara all'ANCI Giuseppe Conte, richiama dunque al buon senso il Premier affinché non si ripeta quel che è successo in estate con la movida e le discoteche, leggerezze che hanno avuto conseguenze drammatiche. Si era subito detto: ma le discoteche non hanno fatto mica niente. E no, guardate che negli ambienti chiusi il contagio viaggia alla stragrande, mascherino o non mascherino, in un ambiente chiuso. La persona si contagia, non so, nella discoteca, al mare, poi incuba il virus per 15 giorni, arriva a casa, quando si accorge dopo 15 giorni che ha il virus, che lo scambia per una febbre, dice: ma che cos'è? Intanto ha contagiato tutta la famiglia, che non sapendo lo sta incubando per 15 giorni, dopo 15 giorni viene fuori, intanto la famiglia era uscita in giro e quindi il contagio da agosto si è poi conclamata alla diffusione così forte proprio a settembre, ottobre e novembre. Questa è la realtà, perché c'è sempre i 15 giorni di incubazione di ogni passaggio all'altro e questa è la realtà. La movida, le discoteche, le scuole, gli autobus pieni di gente zeppa che andava al lavoro, questo ha tutto contribuito alla trasmissione del contagio. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.